Ciao a tutti amici e bentornati su Videogiocatrici! E oggi vi parleremo di cosa abbiamo combinato in questo 2021! In questo bellissimo 2021! E sarò io a fare la parte principale. Ma i buoni propositi di quest'anno? Lì buoni! Che era? Mi sento come a scuola! Dimmi un po' i tuoi buoni propositi di quest'anno. Ma tu non dovevi fare un cabinato di un gioco in questione? Sì, il gioco in questione lo tengo ancora segreto. Diciamo che la persona di cui mi ero fidata per acquistare la struttura del cabinato alla fine si è rivelata inaffidabile e sono in attesa di trovare qualcun altro che mi venda la struttura. La scheda ce l'ho già. Ecco, se avete un cabinato già da vendere, fatemi sapere, ecco. Ok, dai, ho paura della domanda. Però dai, diciamo che è ancora un working progress. Faccio scena muta, sì. Mi dai 7? No, perché a te chiedo... cos'era, Grandia? Grandia l'ho finito! Finito, abbiamo il video! Secchiona! Grandia! Finito! Quello che posso dire in velocità è che chi volesse impegnarsi a giocare a Grandia consiglio tantissimo di massimizzare la magia del protagonista, della coprotagonista e direi poi il ragazzino veramente fastidioso che trovate nella giungla. Perché sono gli unici tre che vi restano fino alla fine, tutti gli altri prima o poi mollano. E... Spoiler. Sì, boh, semi-spoiler, insomma, un po' vecchio. Okay. Boh, comunque dai, finito, è una buona cosa. Sì, siamo già 1-0. 1-0. Diciamo siamo 8. Siamo 8, dai. Per il 10 dobbiamo platinare per il 10. E dopo... Sì, appunto c'è l'8. E poi c'era, mi sembra... Okay, era per il Xenogear Artonelico. Possiamo rispondere? Facciamo media con l'8? Non li ho neanche guardati. Però Xenogear all'inizio di... Cioè no, l'ultimo mese, quando ho finito Grandia, l'ho ripreso un pochino hai in mano. Iniziato a giocare. Ho fatto ben 4 ore avanti di quello che ero all'inizio dell'anno. Ma sbaglio, anche te avevi un Artonelico, un... Avevo due giochi Gast che dovevo finire. In realtà ho giocato tantissimo a... 2-3 giochi Gast in realtà quest'anno, di cui vi parlerò più avanti. Ma non li ho finiti, quindi no, non conta per i buoni propositi. Perciò siamo ancora... Siamo ancora a zero! Siamo ancora a zero. Yay! E... No, non ti nascondi, sto arrivando da te. Con te non c'era anche un Bloodlines 2? Ah, Vampire the Bloodlines 2! Sì, Vampire the Bloodlines 2 è praticamente fatto perché non è uscito. No, quindi conta non vale, come? Non vale. Non classificato? Obiezione! Non classificato? Obiezione! ok, va bene. Non è colpa mia, è colpa loro. Con te un altro buono proposito che mi viene in mente è Galvinus. Golvenius. Su cui avevamo fatto anche la gag. Era o finire Golvenius oppure altri due giochi del Master System. E di tutto l'anno non ho acceso il Master System. Siamo ancora a zero. Mi sa che non andremo tanto in alto. E invece, se non mi ricordo male, avevi Tales of Xillia? Sì, Tales of Xillia. Allora, io voglio condividere questa vittoria con lei, così guadagna un po' di punti. Grazie. Perché le abbiamo giocato assieme. Visto che i giochi della serie Tales of, a parte l'ultimo, Tales of Arise, si possono giocare in due, cioè da 1 a 4 giocatori, esatto, contemporaneamente. Esatto. Le abbiamo finito. Siamo anche molto avanti con Tales of Xillia 2. Sì. E in più abbiamo lasciato aperto per fare anche il super mostro segreto finale, sì, di Tales of Xillia. Sì, sì, sì. E siamo sul punto di batterlo. È un po' impegnativo, ma ce la stiamo facendo. Perciò, sì, dai, mettiamo. In post-game. Direi che un 9. In post-game. Direi che un 9.
Però siamo 2-1, perché dai, consideriamo che l'avete fatto assieme. Sì, sì, sì. Beh, non sei, vedi, sei già uno. Sono già uno, dai. Ma Trails of Cold Steel? Trails of Cold Steel, ero partita convintissima, solo che poi mi sono accorta che è tipo un gioco di 100 e passa ore, dove io sono alle 20 ore, non mi sembra di aver fatto niente di utile finora. Senza contare che ce ne sono 4. Senza contare che ce ne sono 4 solo di quella sottoserie lì. E no, qua mi ci vogliono tipo 5 anni. Va bene, dai, nel 2026. Esatto. 2027, nel 2025. Ne stanno già uscendo altri 4 già annunciati. Infatti penso che li giocherai tutti sulla PS5 Pro. PS6 anche. Cioè. E vediamo. E poi fammi pensare, buoni propositi 2021, c'era anche una recensione. Sì, la recensione di House of Ashes, di cui abbiamo fatto anche alcune dirette. Sì. Allora, dovevo preparare la recensione e l'ho preparata. È bellissimo. Concordo. Una buona recensione, sì. Però che voto gli diamo sulla recensione? Beh, ha scritto l'essenziale, dai. Beh, dai. È sufficienza, dai. Sei più. Ma ho scritto che è bellissimo, è un superlativo. No, non hai detto che è bello. Bello è 6, bellissimo 6 più. Pensavo 7. E per chiudere i buoni proposito, c'è anche un Van Brace. Perché era? C'è anche un Van Brace. Se avete seguito la pagina, il mio profilo, eccetera, eccetera, sapete che su Switch quest'anno ho dedicato ben 10 ore di gioco a Switch, di cui 7 su Van Brace, quindi sono comunque a 20 ore di gioco su Van Brace. Però è un gioco che mi aspettavo molto più, diciamo, Dungeon Crawler e vai avanti. E... Sì, no, beh, è sulla scia di Dark Dungeon, quindi sai che ci impieghi poco a finirlo. No, ok, non è soltanto questo, è che non è soltanto un Dungeon Crawler, c'è tutta un'altra parte, è molto più elaborato di quel che pensavo, ed è un gioco che vorrei godermi un po' di più. Perché io mi sono beccato il gioco in Rift e non ho più giocato la Switch, sarò sincero. Tutti i Drift sono buoni. Sì, no, è una scusa, ma non è una scusa, ecco. No, più che altro c'è da dire anche che sia per te che per Draki che per me, i tempi sono stati benissimo occupati da ben tanti altri giochi di cui parleremo adesso, di cui inizieremo a parlarci adesso e andiamo a vederli. Ok, allora parliamo di cosa abbiamo fatto quest'anno. Esatto che ci eravamo riproposte di platinare IDF5, l'abbiamo fatto sul mio account, sul suo siamo al 96%, esatto. E sul tuo al 38%, se sì, mi ricordo sì, bene, circa 38%. Però sul mio è al 100%, posso assicurarvelo, potete andare a controllare. E IDF5, cosa possiamo dire di IDF5? Ci piace da morire, è un gioco semplice, è un gioco divertente, si massacrano milioni di mostri. I modi più assurdi. Nei modi più assurdi, fra bombardamenti, attacchi con l'ascia, mitragliatori, fucili sniper. Con il robot gigante, Varga, che vedete anche nel gameplay. E semplicemente un gioco che non stanca mai. Abbiamo accumulato centinaia e centinaia di ore di gioco. Ed è per questo, tra l'altro, che non abbiamo finito mai. I buoni propositi fra le varie cose. Basta solo IDF per far saltare i buoni propositi. Sì, no, basta da solo, veramente. E abbiamo giocato anche a altri titoli in serie, tra l'altro, quest'anno. Abbiamo giocato a Iron Rain all'inizio anno, abbiamo giocato anche a Blood Brothers. Sì, Blood Brothers, War Brothers. War Brothers, War Brothers, è vero. Sì, War che sono tutti spin-off di IDF. Però quello che ci piace di più resta il 5 originale. Devo dire che Iron Rain aveva buone idee, in particolare Pro Rider, che mi dispiace tantissimo non ci sarà in IDF6, ma lo vorrei tanto. Però alcune cose di bilanciamento eccetera lasciavano un attimo perplessi. Però aspettiamo. Però, il 6. Esatto, vediamo. Aspettiamo il 6 nel 2022, uscirà in Giappone, in giapponese, e speriamo arrivi presto anche in Europa, anche magari solo in digitale purtroppo, ma sì, non lo vogliamo con tutto il cuore. Non troppo tardi, possibilmente. Non facci aspettare un anno. E a te? Volta. Atelier Rise 2, non l'ho finito, quindi niente buoni propositi purtroppo, però un gioco gasta, qui ho giocato comunque parecchio, ecco. Mi era piaciuto tantissimo già il primo, ma questo ancora meglio perché a livello di gameplay è migliorato tantissimo e in particolare hanno rivisto il sistema di combattimento
per renderlo molto più soddisfacente, ecco, soprattutto a livello di super mosse, mega mosse, eccetera, eccetera. E inoltre, cioè, hanno fatto in modo che l'esplorazione dei dungeon non sia fine a se stessa. Sono riusciti a fare in modo che nei vari dungeon, che sono delle rovine antiche che andate ad esplorare, dovete trovare degli indizi da mettere poi assieme per scoprire la storia di queste rovine, che mettendola assieme, scoprendola, vi consentirà di andare più a fondo delle rovine. Quindi è una cosa che non si è mai visto in realtà nei JRPG, è fatta molto molto bene. È una bella bene. Innovazione. Hanno avuto un'ottima idea. Ve lo consiglio, ecco, non perdo tempo a parlarvene di più, però dategli una possibilità. Ok, questo invece è un gioco che conoscono tutti, e parliamo di Final Fantasy VII Remake. Come avete visto nei nostri video precedenti, l'ho preso il day one, l'edizione super mega speciale First Soldier Class. Sì, bellissima. Bellissima davvero, andate a vedere il video. L'ho finito e quello che posso dire è che ha degli alti e dei bassi, essere sinceri. Alcune delle quest secondarie possono diventare tediose. Anche una piccola parte verso il finale della quest principale, secondo me, è un po' tirata per i capelli per allungare il gioco, però in generale è un action adventure con grosso import, che prende piene mani dai vecchi JRPG a turni, quindi da Final Fantasy VII in particolare. Sì. E secondo me non lascia insoddisfatti. Al limite non è eccezionale, graficamente però rimane una bomba, approfondisce ancora di più la storia di Final Fantasy VII, dei suoi personaggi, del perché si sono comportati in certe maniere, per cui per gli amanti del genere e soprattutto per gli amanti di Final Fantasy VII rimane un must. Potete continuare a considerare il classico Final Fantasy VII come il migliore della serie, però io metterei al secondo posto questo, se non altro come approfondimento. Sì. L'ho finito e lo consiglio, se non volete prendere le versioni deluxe prendete quella digitale scontata magari in certi periodi. Ma provatelo, è veramente un buon gioco. Ottimo consiglio. Continuo con un picchiaduro. Non ne parliamo molto di picchiaduro, però ogni tanto ne salta uno fuori. Questo qua è Dragon Ball FighterZ. Della Arc System Works, grandissima ditta che è dietro ai giochi come Guilty Gear, cioè sono bravissimi. E infatti hanno fatto un giocone che consiglio veramente a tutti gli amanti di Dragon Ball Z. Già di per sé, di base, avete un bel po' di personaggi un bel po' di personaggi da cui scegliere. Poi avete tutti, purtroppo, i DLC a pagamento che raddoppiano il roster di personaggi. E anche il costo. Sì. Il bello è che oltre al picchiaduro hai vari archi narrativi che sono fatti benissimo, con delle scene di intermezzo che ti senti veramente come se fossi lì che stai vivendo una puntata inedita del cartone. E è curatissimo il sistema di combattimento, è abbastanza tecnico, ecco. Cioè, puoi sì. spammare bottoni, ma vai fino a un certo punto, ecco. Bello, consigliato, bellissimo, animato benissimo, uno spettacolo. Se siete amanti di Dragon Ball Z, andate sul sicuro. Da giocare assolutamente. Ottimo. Sottocrebbe a me per la prima esatto. volta. Sì, vai Doc. Allora, io presento. Passo sotto banco. Presento Monster Hunter World nella versione Iceborne, col DLC di Iceborne già integrato dentro. Praticamente a questo gioco ho giocato assieme alle mie due amiche qui presenti. Io una centinaia di ore. Posso dire che il gioco merita tantissimo, perché rispetto a tutti gli altri Monster Hunter introduce delle novità, introduce il rampino che sì. non c'è, sì. finalmente la cote è gratuita e si sì. può fare quando la si vuole. Poi comunque la varietà di mostri è rimasta sempre comunque bella ampia, e ci sono delle aggiunte, cioè per i fan di Monster Hunter questo gioco merita tantissimo. Sì. E non ho trovato dei difetti grossi. Io sì. A me il sistema dei menu
ha fatto piangere, cioè veramente fatto con i piedi. Anche solo quello che vi permette di usare le cure o i mantelli vari dei personaggi è un po' difficile, è gestito male sia nel modo in cui vengono organizzati sia nel modo in cui vengono attivati. Quello è un grosso grosso difetto e non riesco a capire come un gioco che ha avuto così tante evoluzioni negli anni ancora non ci sia arrivato di farlo un po' meglio. Anche il menu di salvataggio è tragico, eh? Sì, però una cosa c'è da dire su Monster Hunter World, che Monster Hunter World dovrebbe vedere dalla parola world la capacità di giocare in multiplayer e trovarsi sì, in tantissime persone all'interno di questo mondo che è enorme, è molto vasto. Dai l'idea quasi di Moomorg. Esatto, sì. Invece se ci giocate in multiplayer con i vostri amici, li trovate solamente durante l'esplorazione o il combattimento contro gli altri mostri, la o caccia. O la taverna dell'espansione. O esatto, la taverna dell'espansione. Quindi voi giocate praticamente da soli, la compagnia vi è data da il vostro animale, diciamo, di sì, compagnia, il gatto, è vero, gatto, o le persone che ci sono là, i vari cacciatori, le varie persone, ma d'altronde World è un po' darebbe un'idea di qualcosa di più vivace, in effetti hanno mantenuto la formula dei vecchi, in realtà, dove tu vai proprio nell'area multiplayer per vedere il tuo gruppo, neanche gli altri giocatori con noi, soltanto il gruppo con cui sei. E anche poi c'è un altro grosso problema, che è l'ecologia. Allora, diciamo che la trama base del gioco è di uccidere i mostri nel nome dell'ecosistema. Però questo comporta alcune contraddizioni. Vediamole. Miei prodi cacciatori, l'ora è grave e disperata. Il nerd gigante, quella bestia immonda, sta uccidendo tutti gli altri mostri, minacciando il nostro ecosistema. Dobbiamo fermarlo, ucciderlo subito. Ma comandante, dove troveremo le risorse per produrre armi migliori e armature migliori per sconfiggere il nerd gigante? Uccidendo gli altri mostri! Giusto! Giusto! Sì! Per l'ecosistema! Per l'ecosistema! L'ecosistema? No, sta correndo con l'arma sguainata. Per l'ecosistema! E adesso, esatto, vado io con un gioco che ho finito. Non si può platinare, purtroppo, Mad Max, perché hanno chiuso i server per l'unico achievement che richiede i server a parte online, un gioco single player. Maledetti! Io non so come se le sono le nostre stupidaggini, se no vi giuro, con tutto il cuore, io l'avrei platinato. Allora, Mad Max ha dei pro e dei contro. È molto ripetitivo in alcuni punti, molti dei boss, anzi praticamente tutti i boss, sono identici fra loro, a parte quei 3-4 di storia. Però la storia è carina e ci si sposta in questo ambiente open world con la macchina, quindi in maniera molto veloce. C'è la personalizzazione dell'auto, i punti esperienza, che più o meno a un quarto del gioco avete già saturato, avete già tutte le abilità del gioco.
Tuttavia, che dire, è divertente, un po' come i DF. È divertente uccidere sempre gli stessi nemici in mille maniere diverse. Per cui è un gioco che, se non vi preoccupa la ripetitività delle missioni e delle azioni, è molto bello. Tra l'altro è molto molto ben curato invece nella gestione dei mini dungeon, ovvero delle varie fortezze che dovrete andare a espugnare. Alcune sono opzionali, quasi tutte, alcune sono focali e obbligatorie. Nel farlo, io vi consiglio di farle tutte perché sono veramente divertenti da esplorare, sono fatte in maniera molto interessante e la ricerca dei bonus nelle singole fortezze è veramente una cosa carina, perché ti permette di vedere questo mondo che hanno creato veramente nel dettaglio ed è molto bello. La storia in sé è bella, è una storia in stile Mad Max, quindi è piena di disperazione e odio per l'umanità. Okay. Non vado a fare spoiler, però l'ho finito e vi giuro che mi sarei impegnata a platinarlo se fosse platinabile, ma non si può perché hanno chiuso i server alla fine del 2020. Queste cose non si fanno. Però mi ha preso tante ore e tanto tanto divertimento me l'ha dato. Anche questo dà sicuramente da giocare. Sì sì sì, è bello prendere a pugni i cattivi in un mondo post apocalittico dove tutti stanno morendo per la radiazione. Stupendo. Non era tra i buoni propositi però un gioco che abbiamo platinato entrambe. Stiamo parlando di Persona 5 Royale. E come avete visto nel video di Natale, qualcuno dovrà platinarlo a breve. Che gioco! Porca miseria, che gioco! Io ma è platinabilissimo, non preoccupate. Sì, avevo già finito la versione vanilla spendendoci 159 ore. Ne ho passate altre 187 sulla versione Royale. E io circa 170. E perché è veramente... Io l'ho detto sui forum eccetera eccetera, è diventato il mio gioco preferito di sempre. Sì, è probabilmente il miglior JRPG mai prodotto finora. E non lo dico solo io, lo dicono anche la critica e tanti giocatori tantissimi, che l'hanno comprato, tantissimi. Tutti i premi che ha vinto. Effettivamente è l'apice del JRPG a turni. È lo stato dell'arte al momento. È un gioco con una trama veramente fantastica che vi prende tantissimo. Personaggi di cui vi innamorerete e una colonna sonora che sì, bellissima. È bellissima. Diamine. E a livello di gameplay è un JRPG a turni, però è fatto in un modo che fila molto liscio. Sì, va molto oltre al discorso del JRPG, esatto, a turni. Esatto, no, non fa pesare l'incontro casuale. No. La trama ti avvolge, ti trascina. E i dungeon non sono mai banali. Sì. Cioè, veramente, se ne può parlare solo che bene. Non vedo l'ora di parlare. No, non vedo difetti. La parte aggiunta, e non che proprio il finale in sé della versione Royale, merita. Cioè, è stupendo. È stupendo. Si integra alla perfezione con tutto quello che era già stato costruito. Da 10? Da 10. Da 10, assolutamente 10 su 10. Per me da 10. Ecco. Ottimo. E parliamo di un altro gioco, giocone, che chiunque conosca questo titolo sa di cosa sto parlando. E parliamo benissimo di Ghost of Tsushima. Allo stato attuale è il più bel gioco, per quanto mi riguarda, graficamente per PlayStation 4. In questo gioco si va a impersonare proprio il Ghost of Tsushima, che è l'isola di Tsushima. Il personaggio è Jin Sakai, che all'inizio deve respingere questa invasione mongola in una spiaggia in cui falliscono miseramente e vengono ammazzati tutti i samurai di quell'isola. E catturato, tranne lui, no, ma lui non spiego cosa succede, ma lui riparte da zero. E in questo gioco il personaggio impara nuove tecniche ed è una cosa che è spettacolare, è che riprende lo stile narrativo del regista Kurosawa. Praticamente le alcune scene si vede chiaramente l'omaggio a questo famosissimo regista giapponese. Può non sembrare, ma ho visto più di un suo film. il che si vedrà tutto sui filmati che adesso si vedranno. Altro gioco Ghast che a cui ho giocato quest'anno tantissimo è Blue Reflection, sì. Che è uscito in realtà inizio novembre,
che però aspettavo tantissimo, perché il primo mi era piaciuto anche se era un pochino grezzo, diciamo, ecco. So che hanno fatto anche un anime che devo ancora vedere. Anch'io voglio vederlo. Lo riguardiamo assieme. E questo allora, su questo hanno migliorato tantissimo il gameplay. È un gioco che si basa sul tema delle Magical Girls, quindi parliamo di Sailor Moon, Madoka Magica, Magica Madoka, e tantissime altre. E tantissime altre, esatto. E sono queste ragazze che si ritrovano, diciamo, trasportate su una specie di scuola che naviga, fluttua in mezzo a un oceano. Hanno perso tutte quante i loro ricordi, a parte una. E devono capire cosa sta succedendo in realtà. Non in tutto mentre costruiscono macchinette per il caffè, c'è tutta la parte, diciamo, di relazioni sociali tra le ragazze e appunto di come espandere, creare cose all'interno di questa scuola che possono essere divertenti e utili alle ragazze per passare il tempo, per semplicemente sono bloccate lì, quindi un attimino di divertimento tra una battaglia con un mostro di un'altra, caffè. Ecco, ci vuole anche quella, ecco. Per me, contendente al primo gioco dell'anno assieme a Ryza 2 e un altro gioco di cui vi parlerò tra poco. Ok, adesso vi parlo io invece di una serie di giochi che abbiamo divorato io e lei a una velocità pazzesca durante l'arco di quest'anno. È la serie Tales of. Qui abbiamo Tales of Abyss per 3DS, Tales of Arise per PS4, Tales of Berseria, che io sto giocando e lei ha finito, per PS4, sempre Tales of Arise, che è bello da vedere. Sì. Tales of Vesperia, che lei ha già finito nella vecchia versione, io lo sto giocando nella versione PS4. Sì, esatto. Tales of Psidia 2, di cui siamo vicini alla fine, per PS3, e come ho detto prima abbiamo già finito il primo. Sì. E Tales of Graces F, di cui stiamo giocando la parte finale, la cosiddetta post game, sì. Che non è Game Plus, no. Ma è post game che hanno messo solo in questa edizione, esatto, qua. Esatto, perché il gioco era uscito prima su Wii soltanto in Giappone, poi da noi è arrivato in versione espansa su PS3 ed è favoloso. E assolutamente, penso che fra tutti i Tales of, allora Horizon l'ho giocato, l'ha giocato lei, ma fra tutti i Tales of che ho giocato è quello col gameplay migliore. Sì. Ve lo consiglio davvero tanto. Sì. Uno, perché potete giocarlo da 1-4 persone contemporaneamente sulla stessa macchina, quindi potete, se avete una fidanzata, un amico, l'amichetto della, sì, fidanzata. E comunque potete giocarci, insomma, tutti assieme. Se siete una pellicola, giocate tutti assieme. Il gameplay è bellissimo, ogni personaggio è molto ben caratterizzato e avete tante mosse a disposizione per ogni personaggio durante i combattimenti. La trama è una roba fantastica, avete trama principale e secondarie che sono molto carine, a parte alcune quest secondarie che veramente sono un po' pesantine, ma quello è solo per chi vuole platinare. Ma la maggior parte della trama principale e le principali secondarie sono veramente belle. Ve lo consiglio tantissimo, è veramente bello. Bella grafica, il gameplay è fantastico, probabilmente il miglior gameplay dei Tales of, addirittura meglio di tanti che sono usciti dopo, come, sì, Berseria o Zestiria. E invece un gioco che ho giocato da sola, perché purtroppo il primo Tales of che non che è solo single player, esatto, Tales of Arise. Tales of Arise, che mi ha regalato lei con un'edizione che è fantastica, vi metto qualche foto adesso. Ed è un gioco che all'inizio mi lasciava un po' perplessa, perché è molto più serio, molto più drammatico, molto più pesante di quello che si è abituati a vedere, sì, in quella serie. Più di Berseria, che è uno dei più cupi della serie. Addirittura di Berseria, perché comunque loro un pochino ci scherzano. Però è uno spettacolo a livello di gameplay. Posso capire perché hanno voluto farlo solo single player, e da quel punto di vista sono riusciti effettivamente a fare un'esperienza di gioco veramente ritagliata benissimo per essere giocata in singolo. Quello assolutamente sì, avete personaggi con una trama, un background dietro che è interessantissimo e commovente.
E non vi dico troppo. Posso dire io è che la grafica sfrutta veramente molto molto bene il motore della PlayStation 4. La grafica veramente sì. E aspetto di vederlo sulla PlayStation 5. PlayStation 5. Quanto può dare? Sì. Non vedo l'ora neanche. Comunque, ecco, il terzo gioco dell'anno per me, assieme a Ryza 2 e Blue Reflection, è questo, Tales of Rise. Per me li metto sullo stesso piano e li ho adorati tutti e tre. Ecco. E adesso? E tocca a me. Sì? E, vorrei parlarvi di un gioco che è stato amore e odio. Death Stranding. Death Stranding? No, non ci prendiamo responsabilità. Zero. No. Pomodori lanciati a lui. Va bene. Benvenuti su Videogiocatore. E niente, Death Stranding è un gioco che sul comparto grafico, sonoro, niente da dire. Al top per PlayStation 4, proprio una goduria per gli occhi, è meraviglioso. Però il gameplay è una cosa che non sopporto, e dalla mia parte ci sono quelli che questo gioco odiano. Il mio non è un odio profondo, però è un gioco che poteva dare tantissimo e se l'è giocata male. Il dover fare il Bartolini in un mondo post-apocalittico e tu porti in giro queste scatole da una parte all'altra dell'America, sempre in America comunque succedono le cose, le disgrazie, lasciamo perdere, e però vai a piedi prima, poi la moto, poi l'Hovercraft, però ci sono dei punti in cui il tuo personaggio prima ci è passato, torni indietro, non ci passa più. Come cavolo si fa a fare un gioco del genere? Dai, cavolo, è stupendo, ce le ha tutte, però è noioso, ci si impianta il giocatore da una parte, fai sempre le stesse cose, ripetitivo. Kojima, che... Basta. Sarabada, Kojima. Adesso parleremo di un gioco a cui abbiamo giocato tutti e tre. Esatto, un gioco molto fantasmagorico. Sì, fallo vedere. Facciamo vedere il gioco fantasmagorico. Perché esiste solo in digitale? E non è neanche uscito ufficialmente ancora. Solo, esatto. Sì, tecnicamente è ancora in beta o in base. Esatto. Cosa si può dire Phasmophobia? Un gioco... è prettamente multiplayer, perché con una grafica degna della PlayStation 2. Sì, il bello di questo gioco del giocare in gruppo che ci si divide un po' i compiti. Ecco, per esempio il compito di Draki è solitamente... io di solito sono quella che sta nel retrovie a controllare tutte le telecamere che poi ho posizionato all'inizio e a vedere se attraverso le telecamere si intravede il fantasma o se compare sui vari sensori. Esatto. E tengo d'occhio anche la sanità mentale dei più coraggiosi. Io solitamente sono quella che va dentro la casa e che cerca di parlare con il fantasma, con i fantasmi, con la spirit box. Sono quello, ecco, che scappa sempre. No, lui è quello. Tu hai tu sei quello che gioca col pianoforte, maledetto. Faccio gli scherzi. Che fa gli scherzi e che va a rilevare le temperature, i punti freddi in giro. Cioè, ci si, diciamo, i famosi cold spot paranormali. Ecco. Ed è quello il bello di giocarlo. In 4 merita. Giocatelo anche solo in 2 è già fantastico. Sì, in 2. Se poi riuscite ad essere in 3-4, è veramente una bomba. Però in 2 su ambienti piccoli. Amore? Altro gioco che ho finito e ho anche platinato con l'espansione addirittura. Horizon Zero Dawn e Frozen Wild. Questa è la versione normale, ma io ce l'ho in digitale anche con i DLC Frozen Wild. È veramente bello, bello, bello. Io capisco perché è uno dei giochi più premiati per la PlayStation 4. E non vedo l'ora che
E adesso nel 2022 uscirà Horizon Forbidden West, la continuazione, sì, con la nostra Aloy che finalmente ha mangiato un po', è più in carne. No, e... in teoria sono tornati su pochi passi, un po'... non lo so, però non mi dispiacerebbe in realtà, perché poverina era tanto magra, cioè si vede che vive in un mondo dove è difficile trovare da mangiare. Forse finalmente qualcuno le ha offerto una pizza, no, non sarebbe male, così anche io mi sento meno in colpa, veramente. Con il cuore, giocatelo, giocatelo col DLC. Se riuscite, prendete tutto il pacchetto assieme. Sì. È veramente fantastico. Consigliato anche da me al 100%. Con tutto il cuore. E infine finiamo con un gioco che non mi aspettavo di giocare quest'anno, che è la remaster di Saints Row 4. Che è una serie che io ho conosciuto su Xbox 60, dove all'inizio era un clone un po' sopra le righe di GTA, ecco, però non si sbarcava più di tanto, ecco. Dal 3 in poi inizia ad essere sempre più dimenziale e il quarto è proprio l'esplosione. Sì, è stupidità pura, ma nel senso buono. Nel senso buono, stupidità, o almeno a noi è piaciuto, sì, proprio per questa, sì, esagerazione. Fa riderissimo. Dove voi incarnate il capo dei Saints Row, che è diventato nel frattempo presidente degli Stati Uniti, su una terra che viene invasa dagli alieni. Alieni che distruggono la Terra e che vi rinchiudono in una dimensione parallela virtuale, Matrix, esatto, Matrix, dove svilupperete dei superpoteri. E cosa questo è fighissimo, perché ed è solo l'inizio. Esatto, esatto. Il vostro personaggio può correre sopra i palazzi, gettarsi, planare, avere delle super mosse, super salto. Fare il classico salto col pugno di Dio. Esatto, alle armi più stupide mai esistite. Sì, più, tipo, c'è l'arma che spara heavy metal. La pistola dubstep che può anche sparare heavy metal, death metal in quel caso. Che io l'ho amata proprio col cuore. In più avete tutta una serie di minigiochi qua e là. Uno più assurdo degli altri, uno dei nostri preferiti. Ah, è quello di farsi investire. Investire e rimbalzare il più possibile. Perché poi l'assicurazione vi paga, no? Esatto, più vi fate male, più l'assicurazione, più accumulate punti. E potete andare avanti a rimbalzare anche per... all'infinito, in teoria. Insomma, è veramente uno sparso, sia da giocare da soli. Io addirittura l'ho platinato, talmente mi divertivo. E ci abbiamo giocato anche online. Sì, abbiamo giocato, si può giocare in coppia. A me è dispiaciuto molto quando ho visto che il prossimo Saints Row torna un attimo di più coi piedi per terra, torna alle origini. A molti piace di più così. Non so, a me piaceva questa piega assolutamente demenziale, assurda, mi ricordava Baccarù Banzai. Devono fare l'opposto di quello che fa GTA. GTA sta diventando demenziale un po' alla volta. Sì, perché ha capito che è là che si vende. Esatto. Mentre se lo dice, no, inventiamo seri noi stavolta, vediamo cosa succede. No, non va spero bene. Di no. Spero di no. E insomma, questi sono tutti i giochi a cui abbiamo giocato. Beh, in realtà tutti. Neanche tutti. Esatto. I giochi a cui abbiamo giocato di più. Perché poi ce ne sono tanti che abbiamo giocato magari 10 ore, 15 ore. Grazie a tutti per averci seguiti. Grazie da Kera. Grazie da Draki. E grazie da Doc. E mi raccomando, mettete like. Condividete. Seguite il canale, ovviamente. Assolutamente sì. E noi ci vediamo l'anno prossimo video. Ciao. L'anno prossimo. Ciao, ciao, buon anno. Ciao, buon anno. Ciao. 途切れたままのこと